Parte oggi la seconda edizione di Arte Accessibile Milano. Oltre 70 artisti esporranno le loro opere nell'edificio del gruppo 24 ore in via Monterosa 91, il tutto senza code, pedaggi e altre diavolerie. Alla conferenza stampa di presentazione, per voi, i microfoni della Voce d'Italia. Ora siamo qui a condividere questo evento che ci porta finalmente qui dentro delle opere d'arte. E grazie ad Arte Accessibile, che in qualche modo riprende un'iniziativa che un decennio fa a Londra Willy Ramsay lanciò con Affordable Art Fair, di presentare gratuitamente artisti giovani e non giovani, affermati ed emergenti, e fare conoscere un pubblico più vasto, proprio perché qui non c'è ticket, si entra gratuitamente, si può prendere contatto con gli artisti, con i galleristi, per cui siamo felici di con Price questa iniziativa, di avere finalmente opere d'arte, non soltanto di parlarne, di poterci fermare a sorridere qui fuori, come questa immagine che ci è prossima dell'uomo completamente sopraffatto dai giornali. Io dico, magari fosse così, sappiamo che i giovani non sono sopraffatti dai giornali. PricewaterhouseCoopers fa servizi professionali alle imprese, quindi fondamentalmente fa revisione di bilanci e consulenza aziendale. L'arte per noi era una provocazione. Abbiamo provato a fare un altro tipo di operazione, una contaminazione di spazi con un interesse artistico. Nel nostro spazio noi ospitiamo gratuitamente varie forme d'arte, dalla fotografia, alla pittura, alla scultura. Ci sembrava una cosa interessante per contaminare un ambiente estremamente professionale. Questo è perché Price. Nasce dal mio profondo desiderio appunto di rendere l'arte accessibile, ma accessibile a un vasto pubblico, dai collezionisti ai neofiti. Che cos'è arte accessibile? Arte accessibile brevemente è un network di eventi itineranti. Quello che tengo a precisare è che non è un evento, una mostra istituzionalizzata, neanche concettualmente organizzata, è semplicemente fondata sull'interazione tra l'artista e il pubblico. Milano Arte è sul territorio ormai da 10 anni. Ben venga Arte Accessibile perché promuove gli artisti non solo sul territorio lombardo ma anche sul territorio nazionale con le istituzioni. Quindi in Italia purtroppo non c'è una legge che tutela gli artisti, ci sono le gallerie private, quindi ci ritroviamo con artisti di veramente bravissimi, non solo bravissime ma con delle potenzialità straordinarie, che non hanno degli sbocchi non solo per promuoversi come arte ma anche poi a livello così diciamo imprenditoriale. Ci tengo a dirlo perché Milano Arte cerca di dare un taglio un po' più imprenditoriale all'artista e un pochino più commerciale. Mi è stata fatta una domanda da qualche collezionista: perché l'arte deve essere accessibile? Io ho risposto come associazione ho risposto che l'arte deve essere, ovviamente, deve avere una curatela nei progetti, deve avere dei bravi, chiamiamoli critici. Però l'arte, secondo me, deve essere proprio accessibile. Non si può vivere senza arte, l'arte è energia e quindi abbiamo bisogno proprio di arte. In un certo senso ognuno di noi ha un lato artistico che deve esprimere in qualche modo, che sia musica, che sia pittura, che sia scultura. Per cui bisogna esprimerci, bisogna... E fa bene, terapeutica, io sono una psicologa, per base. Per cui cioè, è inscindibile